Si conclude la stagione delle polveri sottili. A Ravenna già 32 sforamenti su 35 massimi consentiti in un anno. I volontari per natura di Legambiente hanno monitorato la qualità dell'aria in alcuni punti critici della città. Dal risultato è emersa una media superiore ai 50 microgrammi sul metro cubo nell'incrocio tra via San Gaetanino e via Maggiore, su via Berlinguer durante il mercato ed in via Canale Molinetto all'altezza del passaggio a livello. Centinaia i veicoli contati nella sola mezz'ora in ogni punto di monitoraggio, di cui la maggior parte con solo un passeggero a bordo. Volontari per natura, come Legambiente avete presentato un dossier, cosa è successo? Sì, Volontari per Natura è un progetto nazionale di cittadinanza attiva che vuole stimolare i cittadini a raccogliere informazioni e dati su determinati temi ambientali e quindi elaborare poi delle soluzioni e delle proposte sempre in merito a quanto si è andato a raccogliere. Abbiamo fatto delle misurazioni e delle rilevazioni per quanto riguarda le PM10 nella nostra città in diversi punti, in 5 punti, e sono risultate fuori dal limite di 50 microgrammi al metro cubo le stazioni mobili che abbiamo monitorato a San Gaetanino, piazza Berlinguer, via Berlinguer, piazza Sighinolfi e al passaggio a livello del canale Molinetto. E banalmente l'idea, appunto, relativamente alla mobilità, Ravenna ha presentato il PUMS, quindi il piano urbano per la mobilità sostenibile, ha degli obiettivi sicuramente strategici per ridurre il tasso di motorizzazione dentro le città, però è chiaro che ragiona per obiettivi, quindi bisogna rimanere attenti e monitorare che questi obiettivi vengano appunto ad essere concretizzati. Si parla ovviamente di istituire più zone a 30 km all'interno delle città, che questo può andare anche a diminuire il tasso di mortalità durante gli incidenti, eventuali incidenti, e quindi aumentare le zone a traffico limitato, eliminare sicuramente la circolazione dei diesel Euro 4, cosa che inizialmente la regione aveva previsto nel piano aria, che però poi ha ritirato, e liberare le piazze, soprattutto riappropriarsi di spazi pubblici dentro la città che ad oggi sono adibite al parcheggio auto, e implementare invece quelli che possono essere parcheggi, i collegamenti con parcheggi scambiatori esterni, sicché una persona, se deve venire in centro a Ravenna, lascia fuori l'auto piuttosto che portarsela fino alla meta finale. E quindi chiaramente queste disposizioni, anche la quantità di piste ciclabili che poi dovranno essere realizzate ulteriormente, rientrano negli obiettivi del PUMS, ripeto che sono obiettivi che però devono essere monitorati, controllati, affinché appunto gli obiettivi per i prossimi 10 anni vengano portati a compimento, e quindi tutte le migliorie sulla mobilità spostata verso una mobilità sostenibile vengano appunto ad essere realizzate. Più biciclette e le auto parcheggiate nelle proprie case, in poche parole. Esattamente, più bici e meno auto, magari, esatto, organizzandosi. Chiaro, ci sono già a Bologna le car sharing, le Corrent ad esempio, qui è facile e semplice utilizzare un'auto elettrica, trovare un'auto elettrica in città sbloccabile con un'applicazione, per cui già ci sono le mobike, cose di questo tipo, ecco, di base, e quindi abbandonare l'idea della mobilità e del mezzo privato per spostarsi in città. E la bicicletta, ovviamente, non sempre magari tutti possono permettersela, però è chiaro che è la ragione, nel senso che la bicicletta è il mezzo più economico e più puntuale e immediato che possiamo sicuramente mettere in atto da oggi al domani per risolvere il problema dell'inquinamento dell'aria nelle nostre città.